Tornato a casa, oggi siamo in compagnia di tanti ballerini, proprio la sezione parte tecnica della rubrica di danza, e saranno ballerini come Massimo e Adalgisa per le danze standard. Infatti affronteremo argomenti valzer lento e valzer viennese. Dopodiché passeremo anche alle danze latinoamericane, faremo samba e paso doble. E poi saranno altri ballerini come Francesco e Serenella nel liscio e ballo da sala, quindi nella mazurka e nel foxtrot, e poi anche nelle danze latinoamericane con cha-cha-cha e jive. Ma altri ospiti come Botta Girolamo nella break dance e Antonio e Laura in una bellissima rumba. Ma cominciamo proprio con Massimo Adalgisa nel valzer lento, per loro parte musicale. Prego Laura come DJ. Ecco la coppia Massimo Adalgisa, si stanno preparando nel loro valzer inglese, il cavaliere ha invitato la dama e questa è una fase di preparazione. Giro destro. La caratteristica di questo ballo è quello di sollevare i piedi nel numero 3 e di scendere nel numero 1. Quindi l'elevazione e la compressione. Un'altra caratteristica, vedete come Massimo e Adalgisa mantengono la loro posizione, ma soprattutto anche le direzioni, quindi quando è in diagonale centro, in diagonale parete. Qui appena ha fatto una promenade. Ok, grazie Massimo, grazie Adalgisa. Ecco, questi piccoli accenni che abbiamo fatto musicalmente, adesso li vediamo senza la musica. Massimo Adalgisa, possiamo ricominciare un attimo dall'inizio? Grazie. Quindi, come abbiamo detto dall'inizio, Massimo prepara il suo corpo, quindi fa la sua preparazione. Adalgisa quindi invita la ballerina si avvicina al cavaliere. Notate dall'esterno che la coppia si sta preparando nel valzer inglese. E quindi loro cercano le loro posizioni, quindi il cavaliere nella sua postura e la dama nella sua postura. Notate il suo braccio sinistro collegato con il braccio destro della dama e il braccio destro del cavaliere dietro la schiena, quindi la scapola della donna, e il braccio sinistro della donna sulla spalla sinistra. Ecco Massimo, un attimo solo, ci possiamo girare qui un attimo, fai vedere la posizione di partenza con il braccio destro. Scusa, un attimo, qui, gira, 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 gira. Ok, bene, vediamo anche a casa con il braccio destro del cavaliere sotto, vicino alla scapola sinistra della donna, mentre la donna il braccio sinistro sulla spalla destra del cavaliere. Bene, possiamo partire un attimino il tuo giro a destra, Massimo, grazie. Ecco qui, vediamo la coppia di nuovo che si prepara, assumono la loro posizione e loro, nella loro fluidità, adesso ci faranno vedere il loro giro a destra. Vedete come Massimo e Adalgisa sono saliti sul 2 e sono scesi sul 3, anche se in questo momento Massimo e Adalgisa stanno attualmente sollevando il proprio corpo in una elevazione. Massimo, possiamo andare leggermente un po' più fluidi, grazie. Ecco qui, completa il giro a destra e 1. La caratteristica proprio di questo ballo è quello di sollevare i piedi, quindi in elevazione, e di comprimere le ginocchia. Adesso Massimo sta mantenendo anche le direzioni, quindi controlla dall'esterno le loro direzioni con la diagonale centro, la diagonale parete, con la linea di ballo. Adesso è in diagonale parete, esegue ancora il suo giro a destra e la dama mantiene costantemente la propria posizione sul suo lato sinistro. Chiaramente la sua posizione non è soltanto una posizione inarcata, ma è anche un allungamento del corpo. Bene, piccoli accenni del valzer inglese e passiamo subito al valzer viennese. Ecco qui, la coppia di nuovo si prepara. Vedete, queste sono routine più veloci, più rapide.
qui gli atleti richiedono uno sforzo più grande, allenamenti più costanti. Ok, grazie, grazie Massimo, grazie ad Algisa. E dal valzer lento passiamo al valzer viennese, che adesso Massimo ed Algisa partirà la parte musicale e loro eseguiranno qui alla Gomera. Caratteristica di questo ballo saranno i giri a destra, i giri a sinistra e i cambi di piede. Adesso Massimo sta eseguendo il giro a destra del valzer viennese. È un ballo semplice, non è molto difficile, non ci sono tanti passi, però quei pochi. Di nuovo cambio di piede, ecco il suo giro a destra, lo attendiamo nel suo cambio di piede, cambio di piede, giro a sinistra. E di nuovo cambio di piede per tornare al giro a destra. Ok, grazie Massimo, grazie Laura. E analizziamo questo ballo nei suoi dettagli. Abbiamo, come abbiamo detto nella parte musicale, abbiamo visto il sul giro a destra. La caratteristica di questo ballo sono i giri a destra, il giro a sinistra e i cambi di piede. Quindi non è molto difficile, ma sicuramente richiede anche un po' di impegno di entrambi le parti e uno studio approfondito. Adesso Massimo ed Algisa si preparano nel, ecco, prego, in coppia. Sam, anche qui come nell'altro ballo abbiamo visto la loro preparazione. Ok? E giro a destra. È un 2 3 1 2 3, il conteggio è 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Cambio di piede, giro a sinistra. Ecco Massimo, un attimo solo, se possiamo far vedere questa piccola cosa. Cambio di piede, giro a sinistra. Ok? Ok, 1, 2, 3, cambio di piede, giro a sinistra. La caratteristica del giro a sinistra è quello di incrociare il piede del cavaliere e della dama. Di nuovo cambio di piede. Ecco, Massimo, rifacciamo un attimino questa parte, grazie. La caratteristica del giro a sinistra è proprio quello di incrociare le gambe sul terzo passo, dove lo esegue sia il cavaliere che sia la dama. Ecco, un giro a destra e cambio di piede di nuovo. E 1, 2, 3, cambio di piede, giro a sinistra, incrocia la dama, incrocia il cavaliere, incrocia di nuovo la dama. Ok, di nuovo il cambio di piede per riprendere il giro a destra. Un'altra caratteristica fondamentale del giro a destra è quello che durante il giro a destra il giro non è completo, ma manca poco perché dobbiamo, ecco, se vogliamo vedere un attimino l'1, 2, 3 del giro a destra. Vai Massimo, e fermo sull'1, 2, 3, via, e 1, 2, stop. Vedete, il giro non è completo, lo vedete anche dalla testa della dama e dalla testa del ballerino. Non è completo, perché se sarebbe stato completo, il giro arrivava, ecco qua, ok? Quindi il giro non è stato completo. Perché questo? Perché nel valzer viennese dobbiamo tener conto non solo della dinamica delle gambe, ok, ma anche della loro forza centrifuga, che il giro viene completato anche nell'azione successiva. Ecco, lo vediamo un attimo in velocità, Massimo. Pronto? Via. E 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vedete come la coppia esegue in maniera perfetta il suo giro a destra e come avete visto le rotazioni non sono... Lo rifacciamo un attimo. Il giro non è mai completo perché viene completato anche nell'azione successiva, perché oltre al lavoro dei piedi e quindi all'uso del corpo dobbiamo tener conto anche della forza centrifuga. Via, e 1, 2, 3, 1, 2, 3 della loro dinamica. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, adesso lo vediamo di nuovo con la musica. E della coppia con Massimo ed Algisa passeremo al liscio unificato insieme a Francesco e Serenella.
tu hai scritto nelle leggi del paradiso, tu rendi il mondo migliore nel viso, tu che mi aggiungi e mi togli qualcosa, tu che di me ora sei l'acqua, il profumo e la... Di nuovo giro a destra, cambio di piede, giro a sinistra e di nuovo cambio di piede. Ok, grazie Massimo, grazie ad Algisa. Grazie, grazie, grazie a Massimo ad Algisa. Ma invitiamo in pista Francesco e Serenella per il liscio unificato e questa coppia ballerà mazurka e foxtrot. Ecco qui, qui siamo, abbiamo cambiato genere, la caratteristica di questo ballo è, come avete visto nella partenza, è quello di cominciare con una camminata progressiva, di nuovo adesso stai seguendo una camminata progressiva, e anche qui ci sono il giro a destra e lui sta seguendo un giro a sinistra, e vediamo nel passo stop, e di nuovo la sua camminata progressiva, giro a destra, di nuovo camminata progressiva, giro a sinistra e il passo stop. Bene, come abbiamo visto un attimo nella parte musicale, adesso lo vediamo nei dettagli. Adesso Francesco e Serenella, ricominciamo un attimo dall'inizio, anche qui è importante la posizione iniziale, ok? Quindi vedo che Francesco adesso invita la ballerina, quindi Serenella. La caratteristica di questo ballo che abbiamo visto prima è come cominciare con una camminata progressiva. Adesso, vediamo un attimo, scusa, ecco, bel vestito. Come... Camminata progressiva e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vedete il cavaliere come usa il tacco nel primo passo del sinistro e con il destro. E 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vedete anche come il piede sul passo 2 esegue un'elevazione con il piede, quindi quasi in mezza punta, e 1, 2, 3, 1, 2, 3. La difficoltà anche della ballerina è quella di camminare sempre indietro e mantenere costantemente la propria posizione. Anche qui ci vuole un allenamento, tanto, tanto, tanto allenamento. Giro a destra, ok? Ricominciamo un attimino con la camminata progressiva e vediamo anche il giro a destra. Prego, 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro a destra. Vedete nel primo passo del giro a destra della mazurka, ritorniamo un attimino indietro Francesco, dall'inizio, e ci fermiamo sul primo passo del giro a destra, ok? Pronto? Vai, camminata progressiva, 1, 2, 3, stop. Vedete il primo passo del cavaliere è all'interno delle gambe della dama. Successivamente, nei successivi giri a destra, il cavaliere non è costretto ad andare all'interno delle gambe, ma esegue direttamente il fuori partner, tant'è vero che sul libro è scritto FP o fuori partner. Se torniamo indietro almeno vediamo la successiva dei giri a destra per far vedere la gamba destra che cammina, va all'esterno della ballerina. Via, e 1, 2, 3, giro destro, vedete all'interno, adesso lui come seguirà gli altri giri a destra va all'esterno. Ecco, se possiamo farlo vedere in maniera continuativa, grazie Francesco, vai. E 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, giro destro, vedete la gamba destra del cavaliere all'esterno della dama, e 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, se analizziamo anche il giro a sinistra adesso, Francesco, un attimo, puoi fare una camminata progressiva e il giro a sinistra, ok, una camminata progressiva di piede destro per poi eseguire subito il giro a sinistra, via, 1, 2, 3, giro a sinistra, ecco, come abbiamo visto nel giro a destra, in questo caso il fuori partner non c'è nel primo passo, o meglio, il primo passo del cavaliere del giro a destra all'interno e poi successivamente all'esterno, mentre nel giro a sinistra già dal terzo passo è sempre fuori partner, quindi ci sarà il terzo passo della dama e il terzo passo del cavaliere. Se possiamo vederlo in maniera continuativa,
camminata progressiva, giro a sinistra, via, e 1, 2, 3, giro a sinistra, piede destro della dama all'esterno, 1, 2, 3, poi il cavaliere, il suo piede destro, ancora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ecco. Per tornare adesso nella parte musicale, una caratteristica del liscio unificato, o meglio della mazurka, è quello di fare il passo stop, che abbiamo visto che nella camminata progressiva nel giro a destra abbiamo sempre contato 1, 2, 3, 1, 2, 3, mentre nel passo stop, se fai una camminata progressiva di piede sinistro, è subito passo stop. Insieme, camminata progressiva di piede sinistro, via, 1, 2, 3, passo stop, vedete? In questo caso il passo stop non sono tre passi, ma sono due passi. Cioè il cavaliere è andato, un attimo di qua, vieni Francesco, fai direttamente il passo stop insieme a Serenella, di lato, via, e uno, due. Vedete? Invece di essere tre passi, sono due passi. E ritorniamo. Quindi abbiamo il peso, il cavaliere porta il peso sulla gamba destra per accostare il piede sinistro senza peso e subito pronti per ripartire con la camminata progressiva. Prima di passare al ballo a sala, quindi al foxtrot, un giro veloce di mazurka e poi subito fox. Prego. Camminata progressiva, giro sinistro. E arriviamo al passo stop. Grazie. Dalla mazurka al ballo da sala e quindi con il foxtrot, o meglio anche il passo della volpe. Prego. Come abbiamo detto, il foxtrot, il passo della volpe. Adesso Francesco e Serena hanno appena eseguito una greca angolata, una caratteristica di questo ballo. Adesso giro a sinistra. Doppio chassé. Greca angolata. Contato anche slow, slow, quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow, quick, vuol dire un momento veloce e un momento lento, con lo slow, la parola slow lento e la parola quick veloce. Ok, grazie Francesco Serenella. Ecco qui. Allora adesso l'analizziamo nei particolari, nei dettagli. Francesco Serenella un attimino all'inizio foxtrot. Ecco, sì, partiamo da quella direzione lì. Ecco qua, la caratteristica di questo ballo è anche usare bene le direzioni, quindi fronte diagonale parete, quando andiamo in linea di ballo oppure in diagonale centro. Bene, a questo punto il cavaliere parte con il piede destro, esegue la sua, vai, quick, quick, slow, slow, sta eseguendo una greca angolata. Nel libro è scritto greca angolata, che è simile alla greca quella che abbiamo nel... a questa forma, questo tipo di forma qua. Adesso il conteggio di questa greca angolata è slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, oppure lento, lento, veloce, veloce, lento, lento, veloce, veloce. Vedete, la caratteristica è quella di scendere e salire sul quick, quick, in elevazione, quick, quick, slow, slow, giù, quick, quick, slow, 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 quick, importante anche il lavoro del piede. Ecco qua. Questa è la greca angolata. Vediamo anche un attimino il giro a sinistra, quindi una greca angolata e poi il giro a sinistra. Ecco qua. Via. E bene. Slow, slow. Quick, quick. Slow, 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 slow. Quick, quick. Bene. Facciamo un attimo il giro, direttamente il giro a sinistra, Francesco. Giro a sinistra direttamente, ok, insieme, aspetta, pronti, via, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, fermo sul 6 un attimo, ripetiamo, il terzo passo è della dama, un attimo, vai, via,
e 1, 2, stop. Qui la dama esegue il fuori partner, o meglio FP. Quindi la dama sta eseguendo con la sua gamba destra il fuori partner rispetto al cavaliere. Rivediamo un attimo. Via. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, se chiudiamo i piedi al numero 6. Insieme. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piedi uniti. Il conteggio un attimo. Vediamo. Via, pronto? Via, e slow, 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 quick, quick. Ripetiamo un attimo in inglese, adesso lo vediamo in italiano. Vai, e lento, 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 veloce, veloce. Ok, grazie. Poi la greca angolata, noi abbiamo visto la greca angolata della coppia, ma la greca angolata può essere fatta anche all'esterno. Se fai una greca angolata all'interno e una greca angolata all'esterno. Vai, pronto? Prima una greca angolata all'interno, è un po', Vai. Ok. Adesso questa è una greca angolata all'interno. Che cosa vuol dire? Che il cavaliere è in linea con la ballerina, quindi le sue gambe vanno all'interno della dama. Greca angolata all'esterno. Ecco, il cavaliere esegue la greca angolata all'esterno, quindi va fuori partner. Anche qui abbiamo lento, lento, veloce, veloce, lento, lento, veloce, veloce, lento, lento, veloce, veloce. Bene, adesso vediamo un attimino con la musica. Slow, slow, quick, quick, slow, slow, greca angolata. Vedete sempre la loro posizione. Giro a sinistra, terzo passo la dama fuori partner. Ok, grazie Francesco, grazie Serenella. Grazie, 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 grazie. Adesso invece invitiamo per la break dance Botta Girolamo, prego. Attualmente è una disciplina sicuramente molto più moderna rispetto alle danze standard, alle danze latinoamericane, che adesso poi Girolamo ci dirà i suoi dettagli tecnici. Adesso passo la parola a Girolamo nei suoi piccoli dettagli tecnici. Allora, buonasera, mi chiamo Botta Girolamo, in arte Botta, e vengo da Palermo. Spieghiamo un po' la parte tecnica di questa danza. L'entrata si chiama sequenza, inizia col top rock, poi c'è il go down. E poi ecco, c'è... Ci vuoi far vedere un attimino qualcosa di qualche dettaglio tecnico che ho appena detto? Io ti reggo il microfono. Ci sono, detto, la discesa. Sì. Si chiama go down. E poi c'è il gioco di piedi. Questi qua. Si chiamano footwork. Come si chiamano questi giochi di piedi? Footwork. Footwork. Ci sono, poi ci sono le varie varianti. Le kick, le session. Ci sono gli scambi. Bene. Poi ci sono... Senti, ma questo, scusa, è un ballo attuale, un po' più moderno, o quando risale? Risale dall'inizio dei 70, fin dagli anni 60. Ah, bene. Ok, adesso un passaggio veloce di nuovo musicale insieme a Girolamo e rivediamo questi passaggi un po' più elaborati, ok? Se ci stiamo. Prego Laura, vai Girolamo.
Grazie, 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 grazie. Grazie Girolamo. Ok, adesso stiamo nelle danze latinoamericane e siamo in presenza di ballerini Antonio e Laura e loro presenteranno qui alla Gomera una bellissima rumba. Prego DJ. La caratteristica di questo ballo, anche come state vedendo, anche il ballet qui nelle danze latinoamericane, il cavaliere ha invitato la ballerina. Adesso ho eseguito un opening twist alemana. È una danza corporea, lenta, quindi allo sviluppo delle gambe c'è anche il movimento comunque del corpo. Adesso lui sta eseguendo un Cuban rock, una camminata all'indietro e la dama è una camminata in avanti, natural top, spiral cross, open and out. Di nuovo spiral cross, fan position. Ok, grazie. E lo vediamo nei dettagli, quindi anche questa danza richiede degli impegni e moltissimi allenamenti. Ecco, se partiamo un attimo dall'inizio, Antonio, Laura, grazie. Ecco, il cavaliere invita la ballerina, anche nelle danze latinoamericane, come nelle danze standard, nel liscio e ballo da sala. La caratteristica di questo ballo è proprio anche di stendere le gambe, come abbiamo visto invece nel valzer lento, dove le ginocchia erano compresse, in questo caso le ginocchia sono comunque dritte, di entrambi il cavaliere e di entrambe la dama. La caratteristica è quella di stendere la gamba e quindi stendere bene la caviglia, sia del cavaliere che altrettanto quella della dama. Bene, 2, 3 e 4, 1. Ecco, importante l'uso e l'appoggio del piede. Torniamo un attimino indietro, Antonio. 2, 3 e. Anche qua, come abbiamo visto, facciamo un attimino indietro, torna indietro. Ecco, 2, 3, ecco, l'uso della gamba. La gamba che passa sotto al centro del corpo. Adesso il cavaliere, che ha il peso sulla gamba sinistra, e appoggia, ecco, vedete prima la pianta e poi tutto il piede. Mantenendo tutto, caricando il peso sulla gamba sinistra e usando la standing leg, o meglio la gamba che sta, e per trasferire il peso sulla gamba che muoveva. Ritorniamo un attimino indietro, vediamo questo passaggio, il trasferimento del peso, 2, 3, via, 4, 1, vedete come è passato il peso dalla gamba sinistra al piede destro. Torniamo un attimino indietro, 2, 3, 4, 1, a differenza delle danze standard qui abbiamo una posizione aperta, o meglio una posizione sociale, quindi non abbiamo il cavaliere ha la mano destra della donna, mentre l'uso del braccio destro e sinistro della dama sono liberi, sempre in riferimento all'uso del corpo. Rifacciamo un attimino indietro, guardiamo anche le posizioni. 3, via, 4, 1 e continua. 2, 3 e 4, 1. 2, 3, 4, 1. Avete visto come la coppia era per un attimo vicino, poi si è allontanata e per stare in un'altra posizione che si chiama fan position o posizione a ventaglio, dove il cavaliere ha il peso sulla gamba destra e la dama il peso sulla gamba sinistra. Rivediamo questo passaggio velocemente, Antonio. 2, 3, 4, 1 e 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Bene, torniamo un attimino indietro. Anche qua bisogna studiare l'uso del peso del corpo in relazione a quello della dama. 2, 3, via, 4, 1. Il cavaliere si avvicina alla dama e a questo punto il cavaliere con il peso del suo corpo spinge la dama verso indietro, quindi verso l'esterno, per appoggiare il peso sul numero 2. Torniamo un attimo indietro. Rivediamolo. 2, 3, 4, 1 e 2. Via, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Vedete sempre il braccio libero sinistro e destro del cavaliere. In questo caso, in tutto questo passaggio, il sinistro e il destro della dama sono rimasti in contatto. Adesso lo vediamo di nuovo con la musica. Prego.
cavaliere di nuovo si prepara, la dama risponde, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, vedete il movimento del braccio libero destro e sinistra della dama, di nuovo alemana, 2, 3, 4, New York, underarms, Cuba Rock, Cuba Rock è un movimento dove il cavaliere e la dama non hanno usato i piedi ma hanno usato i loro fianchi. La coppia sta seguendo il natural top, lo spiral cross, una posizione chiusa, open and out. Ok, grazie, grazie Antonio, grazie Laura. E in questa puntata che abbiamo visto tutte le discipline, dal liscio, ballo da sala, danze standard e danze latinoamericane e nonché anche la break dance, noi vi diciamo grazie e buonasera a tutti e vi concediamo con una bellissima rumba dove Antonio e Laura, Francesco e Serenella, Massimo e Dalgisa e con il DJ pronto per mettere una bellissima rumba, io e Girolamo ci concediamo e ciao a tutti.